Marco Pannella parlerà alle 21 di questa sera alla stazione marittima di Trieste. Illustrerà le ragioni del sì al referendum per cambiare il sistema elettorale del Senato in senso maggioritario uninominale. La manifestazione è organizzata dal CoReL, il Comitato per la Riforma Elettorale, dal Gruppo 54, dal Movimento Verso Alleanza Democratica e dal Club Pannella, i cui aderenti hanno avuto stamani un brusco risveglio, apprendendo del coinvolgimento del noto cantante radicale Domenico Modugno in una vicenda di finanziamento illecito ai partiti. Ma da quello che ho letto sui giornali, Domenico Modugno nell'89 era candidato nelle liste socialdemocratiche. E il Partito Radicale nell'89 non era presente con proprie liste e non c'era nessun candidato radicale nelle varie liste alle europee. E questa storia dei giornali riferisce che 500 milioni siano stati versati a Domenico Modugno. Io so che noi non abbiamo violato la legge sul finanziamento pubblico perché tutti i contributi che ha dato Domenico Modugno al Partito Radicale sono stati scritti in bilancio. Comunque non c'è nessun avviso di garanzia, per cui sono delle illazioni per il momento, poi vedremo gli sviluppi. Ritornando alla manifestazione con Pannella, Paola Sain anticipa i contenuti di questo appuntamento rammaricandosi dell'esclusione del referendum che estende il sistema maggioritario a tutti i comuni italiani. Sì, purtroppo ci hanno scippato veramente questo referendum, forse il più importante, quello sui comuni, e quindi solo nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti si avrà un vero e proprio sistema maggioritario, negli altri purtroppo tutto resterà uguale o quasi, almeno per quanto riguarda la presenza dei partiti, che saranno comunque moltissimi e avremo una situazione assolutamente analoga prima. Forse proprio la pericolosità di questo referendum ha fatto sì che le pressioni sulla Corte di Cassazione abbiano avuto questo effetto. Comunque anche di questo naturalmente si parlerà questa sera con Marco Pannella alle 21, lo ricordo, alla stazione marittima. È una manifestazione credo importantissima, anche perché è la prima grande manifestazione sul sì a questo unico ormai referendum elettorale, purtroppo, ed è interamente autofinanziata. Naturalmente noi siamo contro il finanziamento pubblico dei partiti e quindi tutte le iniziative che prendiamo non possono che essere pagate da noi, ma soprattutto dai cittadini che con il loro contributo vogliono darci una mano per poter parlare di politica insieme, riunirsi, ritrovarsi.